Buon pomeriggio a tutti amici youtubiani e benvenuti in questa nuova live. Devo ammettere che sono molto molto contento di giocare a Yo-Kai Watch Blasters 2. Ho visto un po' di cosette che mi sono piaciute e ho scannerizzato un centinaio di QR code. Tra l'altro, questi due, i QR code che vedete sono per Emmanyan e per il Remo Saggio, due yokai molto molto potenti. E sono delle pietre per andare ad affrontare i loro labirinti. Quindi scannerizzateli se avete il 3DS. Mentre se avete Sitra, cercate un tutorial. Io una volta ho fatto un tutorial, ma è complicato, è un po' complicato da seguire. Eccoci qua. Vi faccio vedere l'icona degli yokai OP, ma certo che ve la faccio vedere. Con molto piacere ve la faccio vedere anche. La squadra. Vabbè, la squadra questa l'ho messa così un attimino perché ho fatto i miei giri, ho fatto. Abbiamo anche il labirinto della galassia e vi dico anche dove prendere questi QR code perché in realtà è una cosa molto molto semplice. Fa la sua porca figura nonostante sia l'ennesimo G-Banyan-like. Però è molto molto bella. La patch è stupenda, grazie mille a te e al Geniv. Ah, no, grazie solo al Geniv perché Geniv ha fatto un lavoro egregio. E Lorenzo mi scrive che c'è un trick per farsi amici, gli yokai. Quando c'è l'animazione e non ti diventano amici, fai il soft reset. C'è un salvataggio prima di quella scena. Quindi a forza di riprovare te li fai amici. Ah, quindi quando esco dal labirinto mi salva. E se spengo, quindi basta che vado sul menu home, spengo e posso riprovare fino a che non diventano amici. Ah, lo proverò, però per conto mio, per la live voglio che sia una cosa pulita, voglio provare a farmeli amici al primo tentativo. Succede solo con gli yokai OP. Ci proverò allora magari. Però lo faremo un attimino più tardi nella live, perché oggi che faremo? Andremo sicuramente a... Ah, ragazzi, la slot Kai... Mi sa che come prima slot mi dà solo tre possibilità, tre monete, però... Però ragazzi, ho delle monete stupende. Vabbè, cercate Abdallah Smash, QR Code, Yo-Kai Watch Blasters 2, trovate il suo video. Ha scannerizzato 200 QR Code, ma non ha scannerizzato i QR Code di Emmanyan. Quello l'ho dovuto trovare io, perché lui ha messo solo quello di Remo Saggio. Questo è bello. Ah, le serie su Kirby. Ok. Ma stavo pensando a Yo-Kai Watch proprio. Ok, ho capito. Non lo so. Forse farò un sondaggio in community perché devo giocarli entrambi. Vediamo un po' un attimino. Conosci Steam Universe? Sì. Ok, un attimino che faccio il sondaggio. Ovviamente niente. Allora, toh, molto easy l'ho fatto, proprio. Allora, dovrei averla fatta la poll, però non so se si vede, perché io non ce l'ho da me. Da me è invisibile. Ah, ok, eccola qua, perfetto. Mi do un paio di minutini per fare il sondaggio. Nessun oggetto perduto. Ok, oh, ora sì! Signor Squalones, che succede? Sembra così a terra. Tutto bene, Indiana? Se hai qualche problema possiamo aiutarti noi. Gibania ha ragione, su col morale, amico! So che ci sei rimasto male per quella faccenda del comitato tesori, ma d'altronde era tutto piano della famiglia Bundori. Se continuerai a rimuginarci sopra, finirai con rovinarti la vita. Rovinarmi la vita, hai detto? Chiudete la bocca, non voglio sentire questi discorsi! Noi stiamo solo cercando di aiutarti, non attaccarci in quel modo. Scusate, avete ragione. Sono solo preoccupato per una cosa, tutto qui. E questa cosa riguarda mia sorella, Cindy. Sono qui sull'isola per lei. Sua sorella, ha detto. Non volevo trascinarvi in questa storia perché riguarda soltanto me, ma... Aspettate, forse è meglio che guardiate questa. Ah, quindi è la sorella e non la figlia. Pensavo che era la figlia. Non so per quale ragione. Planet Robobot è meglio, eh? Insomma.
Per 1000 giravolte, ma è bellissima! Vuoi dire che tua sorella è un essere umano? Esatto. Un tempo Cindy erano yokai, proprio come me. Un giorno però venne colpita da un incanto che l'ha reso un essere umano. Sai che sfiga. Di che ti preoccupi? Cosa ti fa pensare che lei vuole tornare come prima? Ok. Whisper ha ragione, in fondo la vita degli esseri umani è più avvincente. Ma è anche molto più facile morire. Quindi Cindy Jones tiene il suo nome originale. I misteri di Yokai Watch. Mettetela di scherzare, state sottovalutando il mio problema. Ma non stiamo sottovalutando. Nella mia famiglia abbiamo sempre avuto la pelle di squalo. Forse se ora fossi un umano anche io riuscirei a salvare mia sorella. Ah, sarei disposto a diventarlo anche a costo di non mangiare più pesce. Quindi, insomma, Planet Robobot è quello che sembra andare per la maggiore. Va bene, lo terrò a mente allora. Forza ragazzi, dobbiamo aiutare il nostro indiano a trovare sua sorella. Ben detto. Ma come faremo a farla tornare uno yokai? Hai qualche idea, indiano? Oh, in effetti non hai tutti i torti, Whisper, niente? Beh, ecco, il modo per riuscirci è trovare il leggendario Yollusionista. Si dice che abbia il potere di trasformare gli umani in yokai e viceversa. Dovremmo ottenere il D8 yokai del tesoro. Ah! Questa non la sapevo. Continuiamo ad esplorare l'isola e li troveremo. Quindi tipo lo Yollusionista... Mamma mia. È tipo lo yokai... che si sblocca con i sigilli? Sì, dovrebbe essere tipo quello. Sai per caso dove trovare il QR code per sto gioco? Sì che lo so. Andre, potresti provare Friday Night Funkin'. L'ho provato, è davvero carino come gioco. E il terzo boss mi ha fatto già il culo a livello facile, quindi vi lascio immaginare quanto io sia bravo. No, ci vuole un po' di pratica. Attenzione, c'è l'anziano! Che sollievo vedervi sani e salvi, cari ragazzi! Il granchio anziano, gna? Che ci fa lei qui? Sono qua per incontrare te, caro Gibanyan. Già il fatto che io sia venuto qui di persona è positivo, non trovi? Signor granchio anziano, sappi che il nostro Gibanyan si sta allenando molto. Mi fa piacere, in ogni caso c'è uno yokai che vorrei presentarvi. Sta arrivando proprio in questo momento. Tesoro, tesoro! Ma accidenti! Lui è Tesorosso, appartiene alla nostra tribù da tempo ormai. Naufragò su quest'isola, così noi decidiamo di accoglierlo al villaggio. Esatto, sin da subito mi hanno fatto sentire come uno di loro. E poi, in mezzo a tutti questi tesori mi sento a casa. Non possiamo dargli torto, in effetti abbiamo già trovato molti tesori qui. Ben detto amico, tuttavia i covi non sono gli unici pieni di tesori. Infatti anche in questa comoda ruota sogno ce ne sono a bizzeffe. Se avete qualche moneta, passate da me. Quante ne ho. Sfida la sorte col tiro a bersaglio. Perfetto, se non lo facevo col tiro a bersaglio usciva solo 3. Dovrebbe essere standard 3. La patch invece è uscita una settimana fa. Guarda, proprio faccio. Dammi un bel... Allora, abbiamo tantissime monete, abbiamo tesori, col cavolo, altri tesori, te lo scordi, ma qualche yokai ci sta? Fucile yokai? Ah, beh. Allora, velenombra, ragazzi, beh, si deve per forza fare, assolutamente. Ah, che schifo. Dai, su. Tentennante. Sì. Oddio, la moneta leggenda, vai, tanto. No. Ancora uno. Oh, meno male, è rosso. Può uscire qualcosa di buono. Sì, Monte Ardente 2, stilossa. Perché vorrei finire il capitolo e provare anche a prendere Emmanian e il Remo Saggio, ovviamente. Toh, magniti questo. Ma è il tesoro. La cosa che ti ha colpito di più di Yokai Watch 4. Direi la battaglia finale. Attivate un po' il 3DS se ce l'avete, se volete. Ah, Energy Max allo stesso momento, sì. E...
Ok. Allora, se volete giocare, fatevi sotto. Ah, abbiamo immagino risvegliato. Ah, va benissimo. Anche due non importa. L'importante è che rompiamo il culetto e remo saggio. Giapponeso? Amatera. Oh, Armaturasu. Bah. Quanto vi siete divertiti a tradurre Armaturasu. Anche se lasciarlo è solo per dire, Amaterasu. Perché era la dea del sole, della guerra, e i giapponesi sono fissati con queste cose. Però Armaturasu è bellissimo. Qual è la tua musica preferita? Metal e i sottogeneri del metal. Anche rock, pop. Basta che sia musica che mi piace, ascolto tutto, ascolto. Metal e J-pop soprattutto. J-pop, J-rock, J-punk. Oh, Fudo! Che voce imponente. Mi fa paura lui. Ok. Ma vabbè, questo quanto fa? 23, si rivende. Bene! È andata molto bene, ragazzi. È stato un piacere. Ovviamente l'avete obliterato perché, vabbè, livello 20 è. Io sono livello 20, quindi. Ok, facciamo questo. Poi. Allora, ah, questo è interessante. Se la prima volta che sconfiggi il boss finale non ottieni Bambaraya, dovrai aspettare un mese e completare i requisiti difficili. Ma che si sono fumati quelli di level 5 quando hanno fatto sta missione? No, perché. Un po' paracula, eh. Cioè, no, già erano paraculi facendoti aspettare un giorno per poter riaffrontare alcuni boss. Vabbè, posto sotto la mappa per fare un pochino prima. Per affrontare alcuni boss sul 3. E invece adesso bisogna aspettare un mese. Mamma mia, che paraculi. Secondo te Whisper è uno yokai inutile? Ma è la spalla comica, quindi non è uno yokai troppo palloso. Oh, eccoci qua. 15, ci siamo allora. Va ben. Va ben. Ok. La cosa che più amo della versione inglese dell'anime è che c'è una freccettina al comunismo. Ah, non lo sapevo. Ma l'anime l'ho visto qualcosina in italiano, ma. A conti fatti in Italia meglio di te su Yokai Watch non si trova qualcuno. Ma ci sta Yokai Watch Italia e Nintendo che dovrebbe cambiare nome, da quello che ho capito. Sono tre ragazzi, dovrebbero essere. Il fondatore, Shogu e un altro ragazzo dovrebbero essere in tre a giocare, a gestire il canale. Se non, loro sono, credo, i migliori per quanto riguarda Yokai Watch in generale. Attenzione, certo che questa spiaggia di notte è davvero spaventosa. Andiamo ragazzi, noi yokai non abbiamo paura. Anche se in effetti avevo sentito dei mostri che compaiono solo di notte. Com'è che si chiamano? Oh, è lui, è lui. Zombie, giusto? In ogni caso, quando siamo insieme non dobbiamo tenere alcun pericolo. Ah, avete detto qualcosa ragazzi? Dietro di te, Whisper! Oh no, mio caro Gibania, non riuscirò a spaventarmi come al solito. Uno zombie vero! Uno zombie! Dove? Dove? Ma come sarebbe a dire dove? Sei tu lo zombie? Ah, mi ero spaventato. Pensavo che aveste visto altri zombie in giro. Beh, in ogni caso non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Zomborg. Oh, il piacere è tutto nostro. Quello è un coltello? Ah, oh, beh, mentre stavo esplorando sono finito in una trappola. Sono riuscito comunque ad arrivare qui, nonostante la ferita di questo coltello. C'è caduto sopra? Deve aver preso un grosso spavento allora. Ah, non è niente. Shinderu. In fondo sono già morto, Shinderu. Quindi. In ogni caso, cosa ci fa uno zombie come te in un posto simile? Ve l'ho detto, sono un cercatesori. Chi sei, Dio? No, però. Era perfetta per farla. Me l'aspettavo che qualcuno cogliesse la reference. Vabbè, non le faccio spesso, però quando posso. Sto cercando il tesoro dell'isola per poi tornare, per poter tornare alla mia forma umana. Oh. In parole povere, sto cercando lo yokai leggendario, Yo Illusionista.
Vedete, questo yokai potrà mutare gli umani in yokai e viceversa. Dopo essermi messo sulle sue tracce, sono finito qua, sull'isola del mistero. Cosa? Anch'io sto cercando gli illusionista per far tornare mia sorella no yokai. E anche io sono un cercatesori. Mi chiamo Indiana Squalones. Oh, davvero? Quindi stiamo cercando entrambi lo stesso yokai. Inoltre, stai facendo tutto questo per tua sorella, sei molto coraggioso. Noi invece siamo i Blaster Steel. Stiamo aiutando il signor Squalones. Ha un'idea, perché non ti unisci a noi? Potremmo aiutare anche te. Wow, non ci conosciamo neanche. Eppure siete già molto gentili con me. Ah, ci sto. Da ora in avanti ci daremo una mano a vicenda. Speriamo solo che non ci dia la mano ferita. E per ringraziarvi dell'aiuto vi metterò a disposizione questa. Vi presento la sola e inimitabile spada yokai. Per 1000 giravolte sarà simile alla Magnum yokai secondo voi? Questa è la migliore arma che abbia mai usato. Ve la cedo con piacere. Se finora sono riuscito a difendermi da tutte quelle trappole è solo merito suo. Ma fino a poco fa avevi un coltello conficcato nel braccio, mia? Ad ogni modo non importa, quel che conta è che abbiamo un nuovo amico. Giusto. Spada yokai. Bella questa. Facciamo tipo Ash vs Evil Dead con la spada yokai. Mirror Ball è uno dei pochissimi yokai appartenenti ad un gioco non localizzato che ha un nome inglese, Boogie Mom. Questo grazie al manga che viene continuato ad essere tradotto in America. Ah! Signor, immagino, lei faccia il suo dovere. Vada dove deve andare, io l'aspetterò qui. Era del 3. Ah, non mi ricordo di averla mai trovata, allora. Emoniku Matatabi! Piacere. Aiuto! Chi è morto, ehi? Ma buono! Buono, bravissimi ragazzi! Venerdì ho trovato un cheater in partita su Primo Blaster. Ah, su Primo Blaster, oh, ce ne sta, quanti ne vuoi! Primo Blaster è pieno, purtroppo. Andre, ho una teoria. Secondo me ci sarà un Yokai Watch World Net 2.0 quando verrà pubblicato Yokai Watch 4, perché lì i QR code si leggono in modo diverso. Ma il... Ah! Se intendi che si possano scannerizzare tramite... possono fare comunicazione la app di Yokai Watch World con Yokai Watch 4, allora può essere di sì. È una bella interessante. No, non credo. Allora, facciamo l'ultima volta per oggi il covo di Emmanyan, che mi piace molto come yokai. Gattino peloso. Il siberiano. Il siberiano è un gatto che ha molto pelo. La carta gialla, a parte che non ce l'ho al momento, la carta gialla che l'ho disattivata per il momento. Devo andarla a riattivare. Me l'hanno bloccata perché ho fatto un acquisto da 1500 euro. Va bene. Quando farò viaggio in Giappone, allora che ne spendo 2000 botta, che facciamo? Non lo so. Cioè, uno non è neanche libero di spendersi i soldi come gli pare. Non lo so. Dobbiamo rendere conto a tutti. Ah, questi si rivendono. Ragazzi, è stato un piacere giocare con voi. Ora facciamo l'ultimo livello. E andiamo, per oggi, finiamo con Monte Ardente contro Disco Mumia. Che tra l'altro io lo chiamai Disco Ball. Mi si è anche la musica di Disco Ball di Pokémon Tempesta Oscura, se non ricordo male. Mamma mia! Mamma mia, è certo! Toh, mangiati questo! Mangiati questo, ho detto, maledetto! Toh! Let's party! Ah, ci sono le mummie! Ok, è finito? Grazie, scusami, guardi Cobra 11, sì, lo seguivo. Lo vedevo spesso, tanti anni fa, a dire il vero. Non so se fanno nuove puntate, se sono repliche. È un po' che non lo guardo. Però lo vedevo tantissimo, diversi anni fa. Mi piaceva anche molto, mi piaceva. Twitter, il sagace, Twitter...
Io Twitter, la croce gli faccio quando vado su Twitter. Faccio segno della croce perché voglio, quando cerco un attimino, no, di aggiornarmi con gli Yokai Watch, queste cose qua. Anche lì la community tossica si fa sentire prepotente. Ti piace Detective Conan? Sì, molto, ma non sono a pari perché l'ho perso al millesimo episodio, credo. Mi sono perso e non so a che punto stanno ora. Il capo aveva ragione, gatto, sei davvero un eroe. Sentito Whisper, siamo un eroe. Beh, abbiamo semplicemente cercato di rimediare al nostro errore e devo dire che ci siamo riusciti alla grande. Ben detto, abbiamo anche recuperato una chiave. Sotto col prossimo covo. Ehi, un attimo. Che c'è, vecchietto? Su TikTok è pieno di furri. Ah, non ho TikTok. Ho visto qualcosina tramite YouTube, ma non i furri. Andrò ad informarmi sul serio. Oh, il granchio anziano. Forse grazie a voi il nostro desiderio potrà finalmente avverarsi. Desiderio? Con il vostro aiuto forse riusciremo ad arrivare da Bambarayar. Bambarayar, chi sarebbe? Bambarayar è lo spirito dell'isola. Nessuno è mai riuscito ad incontrarlo. Tranquilli, ve ne parlerò più tardi. Ora vi meritate un po' di riposo. Ho letto che i francesi stanno traducendo Yokai Watch 2 spada. Cioè, loro stanno traducendo Yokai Watch 2 ma spada, non blaster, non magnum e spada, ma spada proprio. Solo quello, non so per quale motivo, forse Magnum non gli piace. Se n'è andato, Nia. Per mille giri a volte ero curioso di sentire la storia. Il granchio anziano ha ragione. Dovete riposarvi dopo le spedizioni. Una volta fatto questo, poi potremo ascoltare la storia con calma. Devo ammettere però che sembra una bella avventura. Forza! Blaster Steel! Non vedo l'ora! Ma Andre, hai un gatto? No. Mi piacerebbe avere un gatto, però non ce l'ho. Ad ogni modo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la live. Mi è fatto molto piacere giocare con voi, anche provare a reclutare Emmanian e compagnia bella. Magari la prossima volta ci riproviamo. Aspettati novità sugli aggiornamenti futuri delle patch. Ci sentiamo presto. Certamente, Emanuele Occhialini, io non aspetto altro che avere nuove patch sempre più complete, che mi sto divertendo tantissimo a giocarlo. Giocarlo giapponese e giocarlo in italiano è ovviamente una cosa diversa, ma mi sta riprendendo una voglia matta come non mi accadeva con l'altro giapponese. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, prossima live, prossimo. Ciao.